dell'arrivo delle reliquie di San Nicola qui a Bari nel 1087, descrive San Nicola come un vecchio lupo di mare. Un vecchio lupo di mare che scruta continuamente l'orizzonte marino per individuare eventuali navi o barchi in pericolo. Quindi la visita del santo in questa stazione navale, fortemente voluta dal comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Fabrizio Toscana, insieme con il comandante del reparto aeronavale, generale Armando Franza, e insieme con loro, penso, tutti quanti i servizi della finanza barese, in modo particolare con l'aiuto di padre Tommaso Chirizzi, cappellano del comando regionale, penso che rivesta una particolare simbolica importanza. Perché? Perché insieme con questo vecchio lupo di mare si possono scrutare tanti nuovi orizzonti. Lo scorso 24 aprile, a Vittoriano di Roma, nell'ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, è stata inaugurata la mostra 250 anni, tradizione e futuro. Mi ha molto colpito questo titolo, tradizione e futuro. Un tema che evidenzia la capacità di essere, di crescere, di rinnovarsi nel tempo senza dimenticare origini, tradizioni, valori a cui generazioni di finanzieri si sono ispirati e continuano ad ispirarsi nella quotidiana azione di un servizio assicurato giornalmente dai nuclei e dai gruppi operativi in area metropolitana, dalle stazioni e reparti navali e dalle sezioni aeree. Penso di aver citato tutte quelle che sono le vostre realtà operative. All'inizio di questa celebrazione abbiamo benedetto un'immagine del santo. Mettersi sotto la protezione di San Nicola significa servirsi di un ottimo alleato. San Nicola può essere un nostro alleato nell'affrontare sfide e lotte contro le gravi violazioni della dignità umana. All'occorrenza, San Nicola saprà mettersi lui stesso al timone, rimboccarsi le maniche, lavorare insieme con noi, con voi, nell'individuare e pianificare operazioni di tutela della sicurezza e della dignità del singolo e dell'intera collettività. La sagra di San Nicola di quest'anno 2024 precede di un mese il G7. Ai capi di Stato e di Governo che reggono le sorti del mondo si aggregherà Papa Francesco. Ritornando in Puglia, dopo le due visite in Basilica nel 2018 e nel 2020, il Papa si farà, ne sono certo, si farà portatore del Vescovo, portavoce del Vescovo di Mira, Nicola, che l'universo cristiano in Oriente e Occidente venera come regola di fede e immagine di mitezza. Un grazie riconoscente agli armatori che alla fine della celebrazione eucaristica parteciperanno al sorteggio dei motopescherecci. Vi hanno il diritto, signor Sindaco, soltanto in due. Però sono sufficienti. Cinque. Ah, sono aumentati. Mi aveva detto due. Oh, San Nicola ha fatto il miracolo. Cinque. Quindi se due erano sufficienti, penso che cinque sono più sufficienti ad assicurare e conservare l'identità di Bari, che per tradizione si vuole una città di mare. E non può essere una città di mare se non è una città di marinai e di pescatori. E quindi essere la città di San Nicola, San Nicola che si è scelto Bari come sua seconda patria. Evviva San Nicola!